Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Oggi parleremo di quanto è cambiato il ciclismo dei pro negli ultimi 10 anni. C'è ancora con noi Danielone Oss. Sei pronto per questa allora, sistema? Perché qua ho addirittura il computer. Hai preso il ruolo di Giorgione a tutti gli effetti. Allora, anche la maglia ufficiale GCN. Oggi sei, fai Giorgione. Il mio Giorgione. Sì, faccio il tuo Giorgione. Sei pronto? Te la senti? Non lo so, ci proviamo. Iniziamo lo show. Lead Story! Wow. Ti piace il mio Lead Story? Fantastico. Live? No, live è una roba che neanche il concerto di Iggy Pop. Che Giorgione è sempre un po', non dico schifato, ma un po' contrariato. No. Quando faccio il Lead Story è proprio cattivo. Invece tu l'hai presa bene. Bene. Allora andiamo a vedere questo piccolo contributo video di Uran. Ah, 10 okay. Secondi. Sì. Vediamolo. Ma sì, abbiamo provato oggi per provare a guadagnare qualche minuto e invece abbiamo perso 6 minuti, porco cane, fa. Ah, questo ciclismo moderno non mi piace, eh? A me questo video fa troppo ridere perché proprio percepisci l'essenza del ciclismo moderno. Avevamo attaccato per guadagnare qualche minuto e è andata a finire che abbiamo persi 6. Questo ciclismo moderno non mi piace. Sì. No, diciamo oltre... Rodrigo, che comunque è passato professionista circa 15 anni fa, si trova a vivere un ciclismo che è diventato più difficile, possiamo dirlo. Sì. Tra l'altro la mia età è un classe 87. No, 87. Sì, io ho passato qualche anno prima di te. Sì, era già avanti. E vabbè, oltre all'essenza del ciclismo moderno, l'essenza della sua simpatia, tra l'altro, quello che mi piace tantissimo. Ho corso in però è così. E lui pensava di rientrare in classifica facendo una fuga da lontano, guadagnando in una tappa. Qualche... E purtroppo poi la Giumba aveva altri piani. Non combaciavano con quelli di Rigoberto. Esatto, no. Ma andiamo a vedere nello specifico che cos'è cambiato negli ultimi anni. Tu sei passato professionista nel 2009, siamo nel 2022, sono 13 anni. Mm-hmm. E cosa noti? Cioè, io mi sono segnato qualche punto, poi vediamo se tu sei d'accordo. Tipo il nutrizionista. Una volta, cioè nel 2009-2010, in squadra, in Liquigas, non c'era un nutrizionista. No, anche se comunque Liquigas aveva già in mente di migliorare, no? Dal punto di vista anche tecnico, questo dettaglio. E quindi i preparatori, i dottori si mettevano un po'. Davano delle linee guida, no? Sì. I carboidrati, le proteine, davano un'infarinatura generale che però non dava davvero i dettagli di cosa mangiare, quando, con dove. Con le grammature, anche. Anche in bici, no? Si facevano, oltre vabbè, le solite barrette che c'erano anche allora, poi si parla di 1000 anni fa, sono passati 10 anni, sì. I soliti paninetti col prosciutto, la marmellata, però ora è proprio molto specifico e tantissime squadre adottano proprio un metodo veramente preciso. Cioè, i top rider ce l'hanno tutti. Rider hanno la bilancina a pranzo e a cena. Soprattutto gli uomini dei grandi giri seguono una tabella precisa. Sì. Anche per concludere lì, anche in bicicletta ci si fa una tabella di marcia dove la prima ora si beve questo, si mangia questo, la seconda ora questo. Si hanno noi siamo venuti i su grammi. Con il ciclismo dove durante la distanza di 5-6 ore ti fermavi a mangiare il paninazzo, prosciutto e formaggio e via. Sì, primi anni così, anche adesso dilettante. È più difficile vederlo. Ma adesso no, adesso è molto difficile, sì, effettivamente. Andiamo avanti, allora, secondo punto, il preparatore e l'obbligo di caricare i file di allenamento su una piattaforma. Voi avete TrainingPeaks. All'inizio nel 2009, sono passato anch'io nel 2009, nessuno ti chiedeva di vedere gli allenamenti. No, allora all'inizio non so se lo facevi tu, io avevo un po' questa usanza quotidiana di segnarmi sul mio diario i battiti del mattino i periodi più importanti si faceva una lista di quello che si faceva, compreso anche l'allenamento, ok, e le sensazioni, come si sta. L'evoluzione tecnologica è stata appunto messa in un computer, no? Un'applicazione dove, grazie ad un sistema che può essere il Garmin di turno, uploada immediatamente il file. Tutti i preparatori, te e chi di dovere della squadra sa tutto, cioè i tuoi chilometri, quanti battiti avevi in quel preciso momento, il giro che fai anche perché è compreso il GPS,
si può avere la possibilità di inserire quante borracce hai bevuto, quanto hai mangiato, tutto. Quante volte sei andato in bagno? Noi magari, ecco, segnavamo tutto, ovviamente rendevamo conto e si vedeva chiaramente alla prima gara se ti eri allenato o no, ma non era così. E poi c'era in squadra un preparatore massimo, non neanche tutte le squadre ce l'avevano. Uno o due preparatori, insomma loro si consultavano adesso insieme. Adesso quanti sono? Adesso, se una squadra, diciamo, non so, ha 20 atleti, ci sono 4-5 preparatori che si dividono gli atleti per avere anche più capacità, per seguire sempre meglio un singolo atleta. Ma te pesa un po' caricare ogni giorno il file d'allenamento? Un po' pesa, ma non, forse perché noi veniamo da quel ciclismo molto più a sensazione. Parlavamo prima, no? Si programmava un mese, da quel mese... un mese di programmazione vuol dire che tu dovevi fare la distanza, la forza, la velocità, poi riducevi alla settimana e quindi durante ogni giorno decidevi cosa fare e poi rendevi conto all'allenatore e ti confrontavi telefonicamente, certo. E così. Adesso quasi non serve neanche più il messaggino perché è tutto su un monitor. Però dove... sì, se un giorno hai in programma devi fare 5 ore e ne fai due perché sei stanco, devi comunque giustificare il fatto perché sei stanco, come mai. Sì, è chiaro, sì. Io... E poi se mi dicevi che fanno le tabelle anche su 4 ore e 35, perché ogni allenamento ha una tempistica, 30 minuti di riscaldamento, 20 minuti, un lavoro specifico. E poi lo specifico, va a finire 35-20 secondi. Mette l'ansia. E ti mette l'ansia se magari arrivi a 19 secondi e dici, cacchio, mi manca un secondo, come faccio? Non mi sono allenato bene. Per far capire che adesso si è veramente estremizzato molto questo concetto di tenere aggiornato tutto. A proposito di preparazione, non si va più a correre per allenarsi, cioè una volta c'era l'usanza dei blocchi di lavoro importanti di allenamento, dicembre, novembre, anche in inverno, e le prime corse servivano per fare ritmo gara, per affinare un pochino la preparazione. Adesso si arriva alla gara, non so, alla qualsiasi prima gara, qualsiasi prima gara devi avere già una condizione, dico al 100%, ma al 95%, dal 90% in su. Oppure considera il fatto che farei molta fatica. Sì. E quindi fare troppa fatica ti fa andare peggio. Quindi devi già essere ad un punto tale da sopportare quel carico di gara, no? Quel carico di fatica che esiste in gara. Tipo quindi uno devi come già andare con tanti chilometri, con dei lavori specifici. E quando sei in gara si corre, non si fa più quello che è, no? È la giornata. Come dicevi, una volta si andava alla prima gara e si faceva una gara prova, una prova generale verso quelle più importanti. No. Ti faccio una domanda un po' difficile, un po' complicata. No, non è difficile. Però uno come Peterone Sagan, che lo conosciamo bene, è rimasto un po' legato a quel ciclismo per quello che riguarda andare in condizione correndo. Cioè lui si allena ancora a vecchia scuola, un pochino a sensazione, non segue delle tabelle precise e poi va a correre per poi raggiungere una condizione migliore. Allora, secondo me, come dicevamo prima, noi che siamo un po' di quel ciclismo di 10 anni fa, che ripeto, sembra che sia di un secolo fa, ma è fino a 10 anni fa, però il mondo sta cambiando velocemente. Tutti noi di quel mondo lì, di 10 anni fa, siamo un po' legati a quel trend. Quindi però, ti faccio anche esempi, non solo Peter ma anche Philippe Gilbert, so che tanti altri atleti preferiscono molto di più la sensazione, quindi programmare sì un mese, ma giorno per giorno capire un po' come ci si sente, non solo fissarsi su un numero che e vediamo. E poi alcune corse vengono prese per andare in condizione. E le corse poi vengono prese come possono, probabilmente dato dal fatto che loro sono dei grandi campioni e possono anche permettersi di dire ok, questa gara la usiamo come preparazione, come prova, perché poi ci saranno davvero le corse importanti. E quindi, insomma, sì, tutto qua. Ma se Peter seguisse delle tabelle specifiche, anche considerando i nuovi sistemi di allenamento che ci sono, potrebbe andare più forte, sinceramente. Però, se mentalmente fosse capace, perché non gli pesasse cambiare il modo di allenarsi, quindi essere più metodico. No, vorrei chiarire una cosa, comunque lui non è che non si allena o non segue delle tabelle specifiche, perché i chilometri, i lavori specifici li fa con quel riguardo verso se stesso nella sensazione.
non segue una teoria per la quale oggi fai la forza, domani fai velocità, domani okay. fai la distanza, ma dice non so se è giusto così, ma oggi mi sento di fare questo, domani faccio questo, e cosa ne pensi se faccio così? Cioè, tipo, quando tu hai fatto... Quindi è molto più legato davvero a se stesso, a quello che è, la sensazione di quel momento, di quel giorno, piuttosto che a un rigido programma dettagliato giorno per giorno. Tu prima del tour hai fatto 20 giorni in Utah, in natura con lui, e lui come se andava? Molto così in questo modo? Sì, ci confrontavamo la sera prima, ma a parte che a lui piace molto la mountain bike, e quindi è molto legato a quel mood lì, a quello spirito lì, no? Quindi la mountain bike ti permette di andare su percorsi dove migliori molto l'abilità, fai strappi più duri, sì. Insomma un po' diverso. E quindi più che altro cercavamo di legare un percorso, diciamo un allenamento da strada sulla mountain bike, con le sue giuste, insomma, anche perché aggiustamenti. Quando sei lui bisogna assecondarlo abbastanza, bisogna... Vabbè, lui... Cercare, ovviamente, sì. Sei lo spark partner, cioè devi essere di Vabbè, supporto. Vabbè, non è che a me non piace andare in mountain bike, quindi vado molto volentieri. Per staccare mentalmente, vado volentieri, ci sta. Andiamo avanti, che sono tanti i punti. Allora, l'aggregazione... Cioè, dopo cena, io mi ricordo fino a qualche anno fa, quando ci si trovò, soprattutto con gli italiani, si faceva gruppetto, si stava nell'aula a parlare, c'era questa voglia di stare in mezzo agli altri e divertirsi anche solo facendo chiacchiere sì. e staccare un po' con la mente. Ma allora, c'è ancora questa cosa, si sta perdendo un po'. Allora, l'aggregazione c'è tanto nei training camp di dicembre, gennaio, viene meno durante le corse, forse non so se è una cosa un po' culturale, nel senso noi ci sediamo a tavola, ci piace, no? Certo. Parlare, chiacchierare, stare magari un'ora in più oltre alla voglia. Oltre al pasto, però adesso magari vuoi per il poco tempo, vuoi perché c'è bisogno di andare a fare i massaggi, perché spesso arriviamo tardi anche alle gare, sì. Quindi siamo un po' separati, no? Non si mangia più tutti insieme. E questo è un po' brutto e viene meno anche appunto questo, l'aggregazione. È vero anche che forse appunto il tempo materiale, visti i trasferimenti lunghi, parlo delle corse a tappe, no? Trasferimenti sì, sì. lunghi, le tappe lunghe, le parti partono tardi, si ha veramente poco tempo nel dopo tappa, quindi l'aggregazione si fa sul bus la mattina, si fa poco nel dopo corsa perché siamo stanchi. Oppure si riconduce solamente al fatto che tu corri comunque con una squadra straniera, questa è una cosa tipicamente italiana, può sì, anche essere sì, questo. Forse sì. Però in BNC, anche se eravate atleti di vari BNC paesi, era un c'era mondo più particolare gruppo. Perché racchiudeva non so quante nazionalità c'erano tanti. In un gruppo, ma forse su 8 corridori ce n'erano 7 in una gara, no? E questo dovevamo tutti comunque parlare una lingua solo, c'era un modo di confrontarsi, tutti eravamo diversi e dovevamo trovare un nesso comune, no? Sì. Che non c'era un gruppetto di un tipo e un gruppetto di un altro, eravamo tutti diversi, tutti volevamo trovare una connessione. E questa era una particolarità di BNC, molto bella, mi è piaciuta tanto. Parliamo invece dello stress che c'è in gruppo, cioè rispetto a 2009-2010 è cresciuto, anche perché queste classifiche UCI, no? Dove le ultime due squadre retrocedono, mettono un po' di pepe, no? Al gruppo fino a ottobre, perché praticamente fino all'ultima gara bisogna rendere al massimo con più corridori, perché non si punta solo su uno ma su anche 3-4 corridori quando si va a correre per fare punti. Sì. Cioè crea stress questa cosa. Sì, premesso che comunque nel ciclismo un po' di stress ci deve essere, perché l'obiettivo è quello di vincere, no? Quindi rispetto a 10 anni fa. No, allora il punto è restare in una classifica World Tour. Questo esatto. Crea nei team diversi pensieri. C'è chi non ha problemi, che vince, quindi è su e sta là, però le ultime due retrocedono. E abbiamo parlato lo stress, sì, lo stress è nel accumulare punti, ma non tanto accumulare punti, ma trovare una soluzione ad accumularli. Una delle soluzioni è portare una squadra con più punte, quindi trovare più capitani che può, anche, sì, chiamalo capitano, ma anche il gregario
è incaricato di fare punti, ok? Quindi è strano il concetto, perché magari una squadra non punta più a vincere o a far di tutto per vincere, che secondo me è un po' strano, perché l'obiettivo principale di una gara è, cioè, vincere, è quello, siamo lì per quello, ma è fare punti, quindi non c'è più quella tattica o quella manovra anche del gregario per portare il suo leader a vincere, ma il gregario si deve risparmiare per fare anche il piazzamento, e non solo magari un gregario, ma due o tre gregarie. Quindi non lo so se è bello o brutto, ne va a scapito anche della gara in sé, no? Dello spettacolo. La gara è più spettacolare perché è più veloce. Sì. Cioè, abbiamo visto un Tour de France. In alcuni casi... Media alcuni record casi... del Tour. Sì. Ma la media si è alzata... Questa è colpa di Van Aert. Questa è colpa di Van Aert. Ha alzato la media da solo lui. Però capisci che anche magari uno che è quinto, sesto, quarto in classifica, non è più che... Non pensa più come va o la va o la spacca, sì, ma è lì che dice, ok, tengo questo, tengo quello, sto qui, che qui va bene. Perché so che magari rischio di andare decimo. Una volta le squadre andavano alle gare, al Tour, che è la corsa più importante, con 7-8 gregari che lavoravano per un solo capitano, quindi a nessuno poi interessava, una volta che si erano spremuti, come portavano la bici al traguardo. Sì, sì. C'era un corridore che doveva fare risultato e quindi di conseguenza, non dico che abbassasse il livello, però c'era un pochino meno stress, c'era meno agonismo, possiamo dire. Adesso sembra che ci sia più agonismo, sono in tanti a lottare per cercare, sì, la fuga, per provare a fare risultato. Sì, sì. Questo è cambiato. Sì, sì, sì. Può essere... Sì, sì. Andiamo a proposito di livello, le squadre Continental. Mm-hmm. Una volta c'erano, ma erano una cosa diversa. Piccole. Adesso ci sono delle squadre Continental che si presentano alle gare agguerrite, no, assolutamente, e competono a tutti gli effetti con le squadre livello, Tour. Sì, sì, sì. Il livello tecnico, sia dal punto di vista proprio del mezzo, della bicicletta, ma anche da un punto di vista di attrezzature, no? Indumenti, occhiali o caschi, quello che sia, ma anche da un punto di vista sia logistico che, come dicevamo prima, nutrizione, tutti questi aspetti molto importanti, è cresciuta tanto nelle squadre più piccole. È diventato molto più facile reperire, non è più facile, ma si sono costruiti attorno, piano piano, dei sistemi per i quali si sta avvicinando a una squadra importante. Anche con meno budget, le Continental riescono ad essere competitive. Vanno a fare i ritiri a dicembre, a gennaio, corrono molto di più, ci sono molte più gare che possono, sì, no, migliorare anche le performance degli atleti. E quindi si trovano a competere con i migliori delle squadre più importanti. Pensa che Vingegaard, correva in una squadra Continental, il suo preparatore ha girato i dati alla Jumbo e poi la Jumbo l'ha fatto passare con loro, cosa che probabilmente nel ciclismo di 15 anni fa non sarebbe successa. Molto più difficile. Se tu correvi in una Continental, sì, non venivi quasi preso in considerazione. Continental erano considerate proprio la Serie C, D. Sì, sì. Questa è la cosa positiva del ciclismo moderno, cioè se tu dimostri, i dati parlano chiaro, una possibilità viene data. Quasi tutti, certo. Cioè, in Italia è sempre un po' più fatica. Sì, in Italia magari si fa fatica abbiamo... a credere, no, nel ragazzo che viene... No, non si fa fatica a credere, ci sono forse meno possibilità, perché... non abbiamo una squadra World Tour anche. Non abbiamo neanche una squadra World Tour, questo non è bello, perché questo condiziona tutto. Non abbiamo un faro, no? Per i giovani non c'è una squadra italiana che dice wow, vorrei andare, vorrei vedere, oppure che anche la squadra tiene d'occhio i ragazzini. Sì. Devono venire da fuori, oppure noi ci proponiamo all'estero per avere una possibilità. Internet e i social. Rispetto a prima c'erano. Non c'era. No, nel 2009 già Facebook. Vabbè, io ricordo di essermi iscritto forse a Twitter o Instagram nel 2009 ed era uno dei primi. Comunque, diciamo che adesso scusa? No, ero uno dei primi che provava a giocare con queste foto e queste cose. Che però adesso ha un ruolo. Quasi la squadra quasi ti chiede di avere un profilo social, Instagram. Ti dà una lista di hashtag, di tag che tu devi un po' promuovere, no? Questo serve per dare visibilità a se stessi e al team, però anche in questo caso bisogna saperlo usare, perché io ho sentito alcuni corridori, alcuni atleti che stanno troppo sul telefono, guardano
i commenti degli articoli, i commenti a qualsiasi cosa, si fanno condizionare, comunque si stressano perché soffrono un po' il giudizio. Tu li utilizzi, penso te ne freghi abbastanza, no, tu posti e poi non stai lì a smanettare troppo a vedere i commenti. Social è una realtà importante e fa parte di un sistema di comunicazione e di... E veicolano un brand, no? Di fatto noi con le maglie che indossiamo e tutto veicoliamo un brand e i social è sicuramente una fetta importante. Chiaro che non deve essere una cosa che ti condizioni a tal punto da stressarti o da condizionare la tua performance. Esatto, no? Esatto. Quello. Esattamente, quindi deve essere solo usato, secondo me, per veicolare delle informazioni, veicolare delle idee, per veicolare i tuoi pensieri o per giocare. Però è chiaro che poi, tra l'altro, noi siamo pubblici, no? Siamo personaggi pubblici e non siamo soggetti a questo tipo di critiche ed elogi. Quindi dobbiamo farne... È il mondo moderno, devi sempre adattare. Dobbiamo riuscire ad adattarci. Ultimo punto, secondo me positivo, a mio avviso. Beh, adesso dai, anche i social sono positivi. Sì, sì, certo. No. Da un punto di vista. Un altro punto di vista. Non si buttano più le borracce, le cartacce così, random, dove capita. Noi siamo passati, buona, le borracce potete buttare da qualsiasi parte, cioè sono delle regole precise, giusto? Sì, sì, sì. L'UCI da qualche tempo. Allora, prima era buon uso e penso anche buona educazione tenere la cartaccia o la borraccia e cercare di fare il meglio possibile, no? Le borracce si davano al pubblico, le cartacce si portavano in tasca e si cercava di portarle all'arrivo. C'era un po' di leggerezza e a volte si buttavano per terra. Adesso l'UCI invece ha messo delle regole, secondo me, molto importanti, giuste, che vanno in una direzione più ecologica, più pulita, che è giusto percorrere. Se posso fare una postilla, mi piacerebbe che accelerino di più da questo punto di vista. E perché no, usare magari meno mezzi, riuscire a consumare meno in generale. Ok, dai, ok. Stare ancora più attenti. Non so in che modo, però riuscire ad andare verso questo, perché alla fine la bicicletta è pulita ed è giusto veicolare quel tipo di... Può essere l'otto magari un po' impegnativo dover aspettare di tirare via la borraccia, quindi mettere in tasca in momenti abbastanza difficili di corsa. Però è un sacrificio che si fa, è ora di dare un segnale. Sì. In chiusura, a proposito di... prima abbiamo parlato di social, 30 secondi, il Vlogos, che fine ha fatto? Anche tanto ce lo chiederanno nei commenti, sto Vlogos, che fine ha fatto? È sparito nel nulla. Il Vlogos è stata una iniziativa emozionale, no? Presa da appunto di pancia, così. Voglio fare il Vlogos, voglio fare lo youtuber, poi, perché tu mi hai ispirato, voglio fare lo youtuber. Ma dopo tre puntate che fine hai fatto? Purtroppo ho avuto delle difficoltà, perché non è facile, come dicevi prima. Non deve stressare, deve essere un piacere, voglio... Anche perché non è il tuo lavoro quello. No, esattamente, non era una priorità, la priorità era un po' più... Che perché stai facendo concorrenza, quindi meglio così, questa concorrenza... No, però non è finita, Tornerò. È in stand-by, tornerà. Okay. Come tornerà anche Just Ride. Ok. Just Ride è anche, come sai, un bel messaggio che voglio ritornare a fare in maniera più completa. Quindi il pedalare per aver piacere, per socializzare, per riconoscere. E... Il Just Ride, progetto Just Ride, spieghiamo magari per chi non è a conoscenza, è aperto nel 2016, una specie di viaggio in bici, no? Ovviamente documentato tramite i social. Bello, quello del 2016 molto divertente, perché mi ricordo ti fermavi a fare delle dirette con i passanti che trovavi, le persone che conoscevi durante il tuo viaggio. Poi si è sviluppato sempre di più, adesso si è fermato... No, quest'anno è ripartito negli Stati Uniti e vabbè, comunque ci saranno degli sviluppi. Daniele, noi siamo andati lunghi, bisogna che chiudiamo sta listone, perché via. La gente poi via. Si lamenta perché è troppo lungo. Non è vero. Sono stati contenuti interessanti. Andiamo avanti, tu tra l'altro sei qui, sei al posto di Giorgione, quindi non scappare. Sento un po' di responsabilità. Andiamo avanti. Cycling Inspiration. O ispirazione ciclistica, vedete voi la classifica delle foto caricate sulla BGC. Hai mai caricato una foto sulla Cycling Inspiration? No, mi dispiace. Scusa. Partiamo dal terzo posto. Apri la foto. Terzo posto. Allora, l'autore è Linger.
Il mostro dopo 500 km di viaggio, la soddisfazione immensa di aver conquistato una delle sete che hanno fatto la storia del ciclismo moderno. Anche lui ha fatto un just ride di 500 km e ha finito la sua pedalata, l'ha conclusa in, quassù, in cima alla Zoncolana. La Monte Zoncolana, 1750, l'ho fatto. È tanta roba. Il Giro d'Italia, certo. Il Giro d'Italia, perché ti hanno obbligato, insomma. Mi hanno mandato. Perché ci vai per piacere, sono andato con la Graziella. Sì, sì, ho visto. Mi hanno obbligato, anche in quel caso mi hanno obbligato. Comunque, complimenti a Linger. Secondo posto, allora andiamo con la foto, la leggo la descrizione, è Snicco 97. Voglio fare un ringraziamento a questo sport che mi ha cambiato completamente la vita, mi ha insegnato quanti posti magnifici esistono intorno a noi, mi ha fatto conoscere tantissime persone fantastiche e soprattutto mi ha fatto capire quanto il nostro corpo sia una macchina perfetta e quanto quest'ultimo sappia adattarsi alla fatica. Bello questo messaggio. Bello. Questo è il vero spirito Just Ride. Sì, sì, è l'essenza del Just Ride. Andiamo con il primo posto. Autore Band V. Sentire le ruote macinare la sabbia vulcanica non ha prezzo. Per tutto il resto c'è l'asfalto. Qui siamo veramente sulla luna. Wow, questa è poetica. È sull'Etna. Questa è poesia. Ha fatto la foto sull'Etna. Wow, beh, non male, non male. L'hai fatto l'Etna? L'Etna non l'ho mai fatto. Non ti hanno mai obbligato. No, no. Beh, questa qui è fantastica, questa foto, eh. Bellissima. Sono veramente un personaggio lunare. Chi l'avrà fatta? Non so, magari ha messo, aveva la... Il cavalletto? Il trepiede? Non so. Comunque, bello, molto mountain bello. Bike. Sì. Allora, andiamo con il parco bici. Sai che, non so se presente, alcuni nostri utenti caricano la foto della propria bici, vabbè. Sì, certo. Andiamo con questa. Tu la conoscevi, la CBT? Allora, questo qui, dato che la caricata è Iastimo, è una CBT Italia, modello Nature 99, Nature 99. Tu la conoscevi, CBT Italia? E del 2002, è montata SRAM, con le ruote Exirium. Ma no, Exirium. Ti ricordi l'Exirium? Sì, sì. Grande ruota. Mi ricordo. Io so, le ho usate tantissimo, era il top una volta. Sì, comunque, no, ho voluto caricare questa foto, perché una CBT mi mancava. No, non ti mancava neanche. Mancava anche a te? Sì, allora. Onestamente sì, mai sentito. Però. Mi raccomando, continuate a caricare le vostre foto sulla Cycling Inspiration e anche nel parco bici. Carica anche tu qualcosa. Vabbè, comincerò a caricare. Inizia a caricare, insomma. Intaso la main. GCN Italia Tech o tecnologia, vedete voi. Ferrari Super, perché in passato vedevamo molti corridori pesanti, stile Indurain o Ulrich, in grado di tenere bene in salita, molto meglio di Ganna o anche di Van Aert, e che guadagnavano sempre a crono, mentre oggi vediamo corridori come Vingegaard che volano in salita e potenzialmente arrivano vicino ai cronomen anche in crono pianeggianti. Beh, allora, Indurain e Ulrich fanno parte di un altro ciclismo. Ah sì, cioè, completamente diverso, non stiamo a entrare nei particolari. Poi c'è da dire che adesso tutti i corridori sono comunque leggeri, cioè quindi non è che Vingegaard batte. Sì, il trend dell'atleta medio di questo ultimo decennio si è abbassato il peso, si è abbassato. E comunque Vingegaard in crono pianeggianti l'ultima tappa al Tour. Sì. O in tappe di un grande giro, perché dubito che Vingegaard al campionato del mondo batti Ganna, no? No, assolutamente. Sono le crono di un grande giro sono una cosa un pochino diversa. Poi ovviamente Vingegaard fa mondiale, non è che arriva fuori dai 5. No, certo. Comunque sicuramente è cambiata anche la preparazione, ci sono corridori che hanno un'attitudine maggiore rispetto ad altri. Sì. Vabbè, ci vuole anche lì tanto allenamento, tanta concentrazione che spesso magari qualcuno non trova, perché magari è più motivato ad essere è stimolato a magari Vingegaard in salita a battere, Vingegaard invece ha vinto, però voglio dire magari un atleta che combatte con altri atleti è più stimolato che invece essere da solo e far fatica da solo. Quindi appunto ci vuole allenamento anche sul mezzo. Poi c'è da dire che il ciclismo non è anche non è sempre matematico, esatto. Precisa, cose che non... Il ciclismo sicuramente è l'antitesi della matematica. Andiamo con GCN Plus, quello che potrete trovare questa settimana, campionati europei a Monaco dall'11 al 21 agosto, poi leggi tu Danielone, vai. Tour of Denmark. Dal 16 al 20 agosto. Tour di Danimarca, Tour of Limousin. Tour dell'Avenir. Tour dell'Avenir, la Vuelta e il Benelux. La Vuelta dal 19 agosto all'11 settembre. Ti spesso non essere la Vuelta?
Non sono mai stato un grande fan della Vuelta. fan della Vuelta, ma no, l'ho fatta solo una volta. Ah, solo una volta. Quindi non ho né dei grandi ricordi né grandi aspettative. Stai bene anche a casa. Ah, sì, casa c'è ovviamente, però ci sono anche tante altre care, esatto, insomma, esatto. Non... Poi c'è la Bremer C Classic il 21 agosto. Andiamo adesso con la novità di MacOff. MacOff ha lanciato l'Ops 2.0, un nuovo prodotto, una puleggia studiata appositamente per lo Shimano a 11 velocità. Praticamente hanno fatto dei test, questi test hanno provato che questa puleggia, la puleggia MacOff, con il cambio a 11 velocità, fa rendere la catena più scorrevole del 36,6%. Wow. Rispetto al 12 velocità, quindi con l'11 velocità la puleggia MacOff ti rende... Vorresti provarla, Daniel? No. 36 è interessante. Rispetto al 12 velocità. Vabbè, e poi andiamo con la Zwift Academy Sign Up, quindi la nuova versione quest'anno a partire dal 15 agosto, c'è la possibilità di fare gli allenamenti della Zwift Academy. Nuovi allenamenti, e nuova configurazione, quindi per chi è iscritto a Twitter, stai facendo Twitter in questo periodo, non credo. No. Non hai bisogno, perché no, hai fatto un po' di ruli però quando sei infortunato. Vabbè, oddio, nell'era Covid l'abbiamo usato tanti. Hai fatto un po' di ruli però quando sei infortunato? Sì, i primi giorni che avevo il collo un po' bloccato, anche per sicurezza l'ho dovuto fare, sì. Andiamo avanti, i tuoi commenti! Oggi mi mancano gli occhiali, Danilone, leggiamo una testa, va bene? Sì, dai, ti aiuto. Vai, vai col primo. Luigi Guizzardi, nei grandi giri non sarebbe più divertente fare più tappe, ma più corte? Più tappe anche no, Danilone. I pro, cosa ne penserebbero? Più tappe no. 21... Ascolta, io sono un pro, penso che... 21 bastano. E che 21 bastano. Okay, siamo perfetto, d'accordo. Bom. Che più sul corte, più corte ci sta. Parliamone, anche perché tu già quest'anno hanno accorciato parecchio. Sì, sì. Una tappa sui 2.20, poi resto, le altre anche bastano. Per questo motivo è stata la media più veloce di sì. sempre. Sai cosa? Che le tappe corte con 4.000 metri di livello... rimangono indigeste. Rimangono indigeste. Più corte forse in termini di ore. Parti a tutta, arrivi a tutta. Sì, sì, sì. Quindi però... Ok, non però è sbagliato, il più divertente, più corte ci sta. Okay. Il la corridore, più tappe, però, forse... La più tappe no, ma questo forse, ma se, forse si è sbagliato. Facciamo una soap opera. Ma comunque, no. Cioè, non vuol dire perché se accorciano le tappe i corridori fanno meno fatica. No, no, non è una questione di fatica, ma magari... L'intensità rimane altissima dall'inizio alla fine. Sì, sì, Giovanni Zardoni. Allora, cosa ci fa Giorgione a inizio agosto alla colma di Sormano con un tagliere di affettati e un ciclista amatoriale che va più dei pro? Allora, praticamente uscirà un video domenica, praticamente c'è una sfida tra l'amatore più forte del Regno Unito, che hanno portato i nostri colleghi di GCN, con l'amatore, io credo, più forte che abbiamo in Italia, anche se corre pochissimo, perché preferisce andare in bici per passione, però ha tutti i record dei segmenti su Strava. Wow. Si fa chiamare il bandito. Il bandito? Sì, è un atleta veramente forte e noi l'abbiamo proposto per sfidare l'amatore inglese. E quindi Giorgione era presente a questa sfida, non sapevo che avesse un tagliere di affettati, probabilmente se le sarà mangiati lui, non so. No, scherzi a parte, comunque è un video molto... Nutrizionistico. No, è un video molto interessante che uscirà domenica prossima. Okay. Mauro, vai su. Mauro S, la musica quanto può influire nella performance? Tu ascolti musica quando ti alleni? Allora, io ascolto musica con le dovute... No? Sì, magari sì, solo con l'auricolare. Un auricolare, però... non so se tu hai letto la notizia che nella maratona di New York è stata bandita la musica. Perché dicevano... anche nel ciclismo viene bandita, altera le prestazioni. Sì. Cioè, hanno dimostrato che non puoi partire per una gara a cronometro con la musica, è vietata. Sì, sì, per quello. Quindi può influire. Abbiamo fatto anche un video proprio su questo tema 3 anni fa per parlare di quanto cambia. Potremmo fare anche un test magari. Potremmo farlo. Fare un test, fai senza musica e con la musica, vedi quanto riesci a spingere di più. Sì. Ma visto che è vietato, testiamo. Vabbè, Daniele Tenaglia, quanto ci mettono a recuperare i corridori dalla fatica di un tour? Tu ne hai fatti 9, ne hai finiti 9. Iniziati 10. L'ultimo l'hai finito. L'ultimo... Quanto ci mettevi a recuperare? Io ne ho fatto uno di tour. Ma allora, da un punto di vista fisico generale, di sentirsi normali,
Okay, da pochi giorni. Non perché magari proprio appena dopo ti senti proprio un po' spossato, stanco, dormi male, mangi un po', non so, hai poca fame, sì, sei un po' scombussolato. Dopo una settimana torni alla tua normalità. Beh, okay. Poca fame parliamone, perché... No, poca fame nel senso fame in diversi momenti sbagliati. Sì. Metabolismo attivo, hai comunque fame, però ti senti stanco. Una settimana secondo me per tornare normale. Poi magari da un punto di vista proprio atletico, di performance. Diciamo che è soggettivo, ci sono corridori magari che fanno anche una settimana senza toccare la bici, altri che preferiscono andare in bici un giorno sì, un giorno no, facendo qualche giretto. Poi ci sono quelli che puntano alla classifica, che hanno bisogno di più recupero, magari, fanno tre settimane veramente a tutta. Ripeto, sì. Cioè, tu che fai da gregario comunque ti puoi staccare, arrivi magari a Parigi con... Sì, dipende un po', sì, è soggettivo, diverso. Dipende se ne esce bene, c'è chi ne esce bene, c'è chi ne esce un pochino provato, c'è chi magari è andato più in fuga, chi meno in fuga, insomma dipende un po' da come si finisce, ma in generalmente una decina di giorni si torna alla normalità. Andiamo con Luca Onori. Cosa ne pensate della polemica sulla Gran Fondo delle Dolomiti? C'è conoscenza di questa polemica? No, l'ho voluto mettere sto commento perché ce l'hanno chiesto in tanti e praticamente sembra che quello ragazzo che ha vinto la Dolomiti abbia utilizzato una bici elettrica con motorino. Ah. Perché ha fatto una performance fuori esagerata, poi ci sono delle riprese dove si vede forse c'è qualcosa di strano, ha battuto tutti i tempi dei pro. E poi uno che non si è poi nelle Gran Fondo successive ripetuto a questi livelli. Cosa dobbiamo dire, ragazzi? Non so, è una cosa abbastanza grave. Io sono dell'idea controlliamoli. Che... Controlliamoli! No, il fatto è che è arrivato la bici è sparita. Ah. La bici con cui... Quindi ci sono sospetti molto forti. Ok, ci vuole un'inchiesta. Ma tu non sei dell'idea che sarebbe... Andiamo a Striscia Notizia. Sarebbe vero di fare delle... Il Gran Fondo fa diventare delle pedalate dove su magari due salite si prende il tempo. Assolutamente, io sono migliore, un grande fan. Se ne è parlato spesso della partenza alla francese, no? Dove pedalata, sì, la pedalata. Traffico chiuso, quindi la possibilità di però togliere la competizione. No, non lo so se è una deformazione professionale, ma io la performance, il massimo livello e la gara la vedo solo in un certo settore, nell'agonismo, World Tour, nelle gare professionistiche. Le Gran Fondo devono essere una pedalata ed è bellissima la cosa invece delle cronometrate, no? Dei tratti cronometrati dove ognuno si può mettere alla prova da un punto di vista personale. Quello è molto bello. Mario Moretto, vi siete ritirati alla 505.000 perché avevate la panza piena con tutto quello che avete mangiato. Sta parlando della tua follia che ho fatto con alcuni amici partendo da Cesenatico dopo cena. Cesenatico Livigno, l'ho già spiegato, era mio amico, compiva 50 anni, voleva fare una sfida folle. Abbiamo sbagliato, non è stato il problema essere partiti a panza piena, il fatto è che ci siamo alimentati male perché c'era poca organizzazione, un po' così alla buona e durante il percorso abbiamo dovuto tenere un ritmo altissimo, avevamo le prime 250 km ai 38 di media, 37, è un po' altina la media, iniziava tutto il dislivello, tutti 5.000 metri dopo i 250 e quindi... mangiando anche poco quello che barrete. Scusa, dai, la prossima volta vi faccio il passo io. Si accarezzano i pedali. Come si accarezza? Qua vogliono menare. Cioè... No, piano. Ma menare è troppo forte all'inizio, non è proprio il massimo. Tutta la notte a 40 all'ora. Però posso dirti la verità, siamo saltati. Non nessuno alla finta, anche perché poi in cima a Gavia grandinava e vabbè. Però mi sono divertito. Quelle follie che fatte in compagnia sono belle, Daniel. Non sei più un giovanotto. Non sono più un giovanotto. Sono più giovanotto, le follie, basta follie. Ma ci voglio ogni tanto. Follie. Per sentirsi vivi. Un po' di adrenalina. Andiamo avanti, vada. Sondaggio della settimana. Wow, la sondaggi. Settimana scorsa abbiamo chiesto ai nostri impattati cosa ne pensavano riguardo la squalifica di Marianne Vos. L'hai visto? Assolutamente. Sì. Allora, il 40% ha detto i giudici dovrebbero essere più elastici, il 30% ha votato per è completamente assurda, io ero tra quelli, e il 25% è giusta ma andava squalificata subito, il 5% è giusta perché ha infranto il regolamento, quindi un po' più precisini.
Tu cosa ne pensi, Daniele? Tu se fossi stato il giudice, sinceramente. Sì, non ho... 3 secondi e mezzo. No, già la regola di per sé, vabbè, tra l'altro poi che trovano... A proposito del ciclismo moderno, di quanto è cambiato il ciclismo, adesso si squalificano i corridori per una posizione vietata per 3 secondi. Sì. No, non ha molto senso. Dovrebbero essere più elastici. Chiaro che c'è una regola e va rispettata per alcuni, però... In questo caso non ha fatto nulla. Una munizione, esatto, un qualcosa di più. Devi cambiare comunque il regolamento, non è possibile, dai. Non ha influito. Io spero che non si usano altre situazioni così. Non è successo niente dal punto di vista sicurezza, non è successo niente dal punto di vista di gara, perché erano già in fuga, no? Erano già in bagarre. Quindi insomma poteva starci una munizione con una multa. È andato bene che è successo a Marianne Vos, che ha vinto 250 corse in carriera, ma succede a te che non vinci da 10 anni e perché hai messo vinci dopo 10 anni 3 secondi e mezzo alla posizione aerodinamica, cosa succede? Molto frustrante. Sarebbe molto frustrante. Qualche scatto di ira, piccolo scatto di ira ci potrebbe essere. Sì, non usiamo parolacce, ma potrebbe essere... Andiamo con un nuovo sondaggio. La domanda è: ti piace il ciclismo moderno? Sì, è molto spettacolare. La seconda qual è? No, preferivo quello di una volta. La terza è: non so, ho conosciuto solo quello moderno. Perché è iniziato da poco. Magari ha iniziato 3 anni fa e quindi non può giudicare. Il VHS di quindi votate. Votate il sondaggio. Votate il sondaggio. Che Caption Challenge! La sfida moderna delle didascalie come il ciclismo moderno. E qui c'è la foto di Marianne che cerca di dare spiegazioni al giudice che ha avuto squalificarla. Ha uno sguardo molto... È un po' arrabbiata, poi l'ha presa benissimo. Anche lui non gliene frega. Ha vinto 250 corse in carriera, la mandi giù magari con meno problemi. Insomma, vabbè, abbiamo già detto. Certo. Comunque, a vincere è Carlo Cibin. Se mi squalifichi un'altra volta, vedi cosa ti faccio, se hai. Ti sfilo i femori e li uso come prolunghe sul manubrio. Semi-cheat. Qui sta citando Johnny e Giacomo. Bellissima. Semi-cheat. La traslata in ciclismo. Sì. Andiamo con la foto di questa settimana. C'è Nibali che parla all'orecchio a Boaro, mentre c'è Pronsky, così impassibile. Quindi qui ormai siete professionisti di Caption Challenge. Caption Challenge. Vorrei quindi, proprio... Chi sa cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo secondo te? Non sai di cosa parla? Vabbè, magari stanno commentando qualcuno di attorno. Sì, detto. Io scatto al chilometro zero. E l'altro che ride perché dice, no, dove vado? Via con la sfida! Siamo arrivati alla conclusione di questo 189esimo, ebbene sì, GCN Italia Show. Vi ricordo che potete commentare la Caption Challenge anche sull'app di GCN, l'ho detto prima. Danielone, sei triste? Felice per quello che è stato, un po' triste della finita. Vorrei farne altre. Magari questo è stato un provino, chi lo sa, Danielone? Chi lo sa? Vabbè, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like, commentare, non ci resta che dirvi. Alla prossima puntata. Arrivederci alla prossima puntata. Però appena anche la prossima puntata. Ciao. Saluta. Ciao. Ciao.